nasce nel 1653 e muore nel 1706. E contribuì per lo sviluppo di quello che poi viene chiamato l'Unio. Del brano che avete sentito di suonare da Giacomo, questa cattedrale e preludio, immagino che vi siate accorti tutti da un inizio austero, quello più veloce, preludio ha quelle caratteristiche di arpeggio, velocità. Di Bach, beh ragazzi, abbiamo voluto inserirlo, Serena Caballo e Erika Marrone eseguiranno una fuga che in realtà non è particolarmente fuga, cioè non è una velocità sostenuta, ma Bach e beh l'abbiamo voluto inserirlo tutti come docenti perché andate a sentirvi il canone di Bach, prendete nota, canone di Bach e musica celestiale, piace a tutti, è stata arrangiata, riarrangiata anche ai nostri giorni, trovate di tutti i giorni, 1968, 1972, 72, i nostri giorni, canone di Bach. Questa invece è la fuga e la scolpita. Si arriva a uno strumento solista che si esibisce
per far sentire quanto è bello suonare e quanto è bello ascoltare suonare. Solo per il gusto di ascoltare suonare, non perché c'è un Dio che ha bisogno di essere sviolinato, per se stessi, per l'uomo. Quindi da Dowland agli assoli delle sonate, in questo caso per violino, violoncello. Leda Pastorelli e la professoressa Federica Pallerone. Thank you.
segue una burrina che la ragazza dicevamo prima, già sentita di Bach, suonata da Francesco, Dario e da Giacomo, adesso ne ascoltiamo un'altra, di tutt'altro carattere. Ora vi leggo due cose su il compositore, che era un certo Giorgio Philippe Telemann. Nasce nel 1681 e muore nel 1767. Fu compositore e organista tedesco, ma suonava molto bene anche il violino, il flauto e il clavicembalo. Ed era legato da forte amicizia con Bach e con Ente, e per questo abbiamo voluto che anche Telemann fosse presente nel nostro programma. Anche perché lui, come Handel, godette in vita di gloria e di fama. E leggo ancora questa cosa. Uomo di vasta cultura e di vari interessi, si accosta alla musica per vocazione. Da dilettante, e poi per tutta la vita, conserva nei confronti dell'arte un rapporto felice di partecipazione umana, ben lontano dal rigido professionismo di molti altri suoi colleghi. Scrive molto tutto quello che i suoi vari uffici impongono di scrivere, ma anche quel che lui vuole scrivere. E questo è il passaggio, ragazzi, importante. Il musicista inizia a dire: sì, va bene, io devo accontentare il Signore, io devo accontentare il Papa, ma devo accontentare anche me. E questo è importante. Ora di Telemann andremo a ascoltare la burrée eseguita da Jessica Sant'Angelo e Alessia Bancarelli. Thank you.
È il brano di cui vi dicevo prima, che si stacca nettamente dalle atmosfere barocche e si avvicina alle atmosfere ottocentesche dello Sturm und Drang. Tempesta e passione. Perché cosa succede nell'Ottocento? Qui non siamo ancora nell'Ottocento. Questo brano, ragazzi, è stato scritto da uno spagnolo che si chiamava Fernando di nome e Sor di cognome, un compositore per chitarra, per lo più che chitarra, una chitarra che è sempre più vicina alla chitarra che vedete maneggiare dai vostri compagni. Perché un tempo la chitarra era molto più piccola, aveva le corde di budello, quindi era materiale naturale, con le viscere degli animali venivano fatte queste corde, si rompevano facilmente e soprattutto avevano una sonorità delicatissima. Ragazzi, però, mentre spiego, se magari vi guardate, fate un po' di quindi le chitarre avevano una sonorità delicatissima, poi sono state soppiantate da quelle che invece attualmente potete ascoltare in tutte le sale. Noi, tra l'altro, non abbiamo voluto l'amplificazione apposta, perché così allunghiate le orecchie per ascoltarli, veramente per ascoltarli. Questo è una romanza. La parola romanza significa racconto, racconto, qualcosa di così, che vuole raccontare. E non vuole più contrapporsi a un dramma, anzi, vuole crogiolarsi nel piacere. Lo sentite subito che non siamo più nel barocco. Andiamo verso l'Ottocento. A eseguirlo sarà al violino Moro Scampora e alle chitarre Luca Ambrosi e Alessandro Toro. Thank you.
un minuetto di un compositore dal nome difficile, Adam Falkenhayn, di Venezia. E siamo di nuovo in epoca barocca. Ora vedete un po' di movimento, perché sarà eseguito da sette strumenti. In realtà l'originale è per liuto, perché era liutista questo Falkenhayn. Un liutista, uno degli ultimi liutisti, perché poi il liuto è stato soppiantato, ragazzi, perché è molto bello, molto affascinante, ma non si sente un granché, se andare lì per liuto, si sente pochissimo. E quindi noi ci siamo presi questo minuetto. Il minuetto era una danza francese, in tre. Le danze in quell'epoca, pensate, erano fondamentali per le aristocrazie, per le corti, era l'unico modo per stare in compagnia, danzare. Questo minuetto l'abbiamo preso, l'abbiamo aperto, si dice, perché in realtà era stato scritto per due chitarre, e se lo sono arrangiato per queste chitarre, per il cello, per il flauto. E questo barocco, ragazzi, è un barocco felice, lo sentite subito, che è una composizione leggera, tra virgolette, molto per niente drammatica. Questo è il barocco che va contro il dramma. C'è il dramma storico, ci sono le pestilenze, ci sono le guerre. Bene, allora noi ci contrapponiamo con la musica. E questo succede sempre, continuamente.